One Podcast. Quanto va veloce la politica quando si tratta di mandare donne incinte e bambini in carcere, oppure di contrastare i rave party, le ONG, e quanto invece va lenta, lentissima, quando si tratta di affrontare la vera emergenza che questo paese ha davanti. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 20 novembre 2023 e questo è Daytime, dentro la notizia. La più grande emergenza che il paese ha davanti, avete sentito bene, proprio così, è quella che non ci consente di far uscire le nostre figlie la sera senza avere paura per loro, una paura doppia rispetto ai nostri figli maschi. Lo vogliamo negare? Osiamo ancora negarlo dopo quello che abbiamo visto in queste ore, il bravo ragazzo che era tutt'altro e che aveva in mente solo una cosa da giorni, da mesi, chissà da quando: uccidere chi non poteva avere e addirittura appariva migliore di lui, più libera di lui. Potrei farvi tanti di quegli esempi di lentezza, di sottovalutazione, di indifferenza, di ignavia, che davvero non mi basterebbero le pagine. Potrei mostrarvi la foto di quando, il 22 novembre del 2021, l'allora ministra per le pari opportunità, Elena Bonetti, parlò davanti a un'aula vuota. Erano 8 deputati su 630, lei era interamente vestita di rosso con una mascherina intinta, per presentare la mozione del governo contro la violenza sulle donne. Ed era una mozione importante, c'era dentro il reddito di libertà, un sostegno economico alle donne che a volte non denunciano perché non sanno dove andare, però non c'era nessuno ad ascoltarla. E potrei ricordarvi anche, come ha fatto Francesca Schianchi su questo giornale, sulla Stampa, che la commissione d'inchiesta sui femminicidi, che è nata per la terza volta, questa è la terza legislatura in cui c'è, lasciamo perdere come lavora, un lavoro sempre un po' gregario, diciamo poco ficcante, però comunque alla terza legislatura è nata il 27 novembre 2022 e poi si è formata con calma a luglio del 2023. E voi penserete, si è formata con calma perché tutti volevano entrare, un tema così importante, la lotta ai femminicidi, invece no. E pensate che è composta da 36 membri tra deputati e senatori, e ci sono solo tra questi 36 membri 4 uomini. Ci sono solo 4 maschi in un Parlamento in cui le donne sono solo il 33%, perché si sa, a essere uccise siamo noi e quindi è un problema nostro. Mi ricordo tante cose che sono andate molto lente. Nel 2018, ad esempio, una legge che era fatta per gli orfani di femminicidi e che ebbe un faticosissimo travaglio di scontri tra destra e sinistra e poi dentro la sinistra, e poi ci furono i decreti delegati che dovevano aiutare questi orfani con misure concrete, ma arrivarono anche quelli tardissimo. Del resto, la difesa delle donne nelle istituzioni è affidata da sempre a un ministero senza portafoglio, che deve provare a mettere insieme, a mettere intorno a un tavolo il ministero dell'interno, quello della giustizia e quello della salute, che non è sempre facile. Quando si ricordano di questo problema i ministri del tweet facile, quando c'è la faccia feroce da fare invocando ergastoli, castrazioni chimiche a caso, e sì, sto parlando di Matteo Salvini, dimenticando che non è quello il loro ruolo e che dovrebbero invece far andare più veloce le istituzioni sulla difesa delle donne. La Convenzione di Istanbul ha chiesto agli stati che l'hanno sottoscritta, che hanno promesso di applicarla, di mandare avanti contemporaneamente 3 cose: la prevenzione, la protezione e la repressione. E invece destra e sinistra litigano perché la destra vuole più repressione, pene più severe, e invece la sinistra vuole più educazione nelle scuole, e non capiscono che serve tutto e che va fatto tutto insieme. Doveva arrivare una regista come Paola Cortellesi a dire a Giorgia Meloni e a Elly Schlein che insieme loro, che oggi provano la stessa tristezza e la stessa rabbia, lo hanno detto tutte e due, e mi dispiace, non è la stessa tristezza e la stessa rabbia che provano gli uomini, e di più, per noi è di più. Loro possono fare la rivoluzione, possono prendere questo disegno di legge approvato alla Camera all'unanimità, farlo andare velocissimo, e non perché questa settimana è la settimana in cui c'è la giornata contro la violenza sulle donne, e non perché è morta Giulia e non ci riusciamo a scrollare di dosso i suoi occhi tristi, il suo sorriso dolce, ma perché questa lentezza con cui la politica ha agito è una colpa che portano sulle spalle tutti i parlamenti degli ultimi anni, e loro due, la leader della maggioranza e la leader dell'opposizione, possono cambiare lo stato delle cose, perché è questo che devono fare le donne quando arrivano ai vertici.
Devono migliorare la vita per tutte, altrimenti è inutile che ci siano arrivate. Devono sentire una responsabilità in più, così come sentono più forte il dolore davanti a una ragazza uccisa da chi dice di amarla, o l'impotenza davanti a una donna che non si autodetermina e pensa di dover dipendere da altri. Quanti di voi sanno quale numero bisogna chiamare se hai paura e non sai cosa fare, vuoi denunciare ma non sai se puoi? È il 1522 e non ve lo ricordate perché non sono tappezzate le strade, perché non è in apertura dei siti web di tutte le università, di tutte le scuole, ma sta scritto piccolo piccolo negli scontrini della Coop, in qualche iniziativa saltuaria. Invece dovrebbe essere ovunque 1522. Quanti di voi sanno che ci sono ragazze coraggiose che hanno creato delle app che accompagnano le ragazze a casa, le donne a casa la sera? Stai in chat, sei localizzata finché non ti senti al sicuro e dici sono al sicuro, perché le ragazze escono per strada e non si sentono al sicuro. E ci sono comuni illuminati dove l'educazione ai sentimenti si fa sin dall'asilo, sin dalla primaria, e dove si formano, oltre ai poliziotti, ai magistrati e a tutti quelli che bisognerà formare ancora di più, le estetiste, le parrucchiere, perché lì vanno le donne e lì c'è bisogno di qualcuno che sappia dare i giusti consigli. Ci sono tantissime cose che si possono fare per combattere la violenza contro le donne, ci sono tantissime cose che non si fanno. Soprattutto nelle scuole non basta celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, non bisogna celebrare, bisogna combattere quella violenza. E allora le conferenze stampa, le iniziative volontarie non servono a molto, serve un'ora obbligatoria di educazione ai sentimenti, e lasciate stare il sesso, lasciate stare il gender, serve, è necessario che i ragazzi parlino di questo, che tutti capiscano fin dall'inizio che puoi offrirti, non importi, che un no significa no e non che sto facendo la preziosa, che lasciare andar via, tradire, scegliere un altro è un diritto e della vita, che nessuno appartiene a nessuno mai, con buona pace delle canzoni degli anni 90. Questa settimana sarà tutto un fiorire di iniziative speciali, ma ripeto, non servono solo le iniziative speciali a favore di telecamere. Dobbiamo stringere Giulia come faceva la madre nell'intimo della loro cucina, in quella foto che abbiamo visto tutti e che strappa il cuore. Dobbiamo stringere Giulia e tutte le Giulia d'Italia in un abbraccio che protegge, e dobbiamo farlo subito, con le corsie preferenziali dovute alle emergenze. Dobbiamo far capire agli uomini che non è un problema nostro, ma un problema loro. Un problema di tutti, che ha bisogno di meno post, meno conferenze stampa e più misure concrete. Perché per questo non c'è ancora domani. Per questo siamo già in ritardo.